Well, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra Master League su PES 6 Patch 2022 con il nostro Parma Calcio. In questo nuovo episodio andremo a vedere le partite contro Juventus e Fiorentina di campionato, più la partita del primo girone, diciamo qualificatorio, meglio, diciamo che più che altro un girone di preliminari da quello che abbiamo capito, contro il Tottenham, il ritorno in casa contro il Tottenham. Buttiamoci in queste tre partite andando a vedere che siamo secondi in campionato, mentre invece per quanto riguarda la Coppa, la Champions, ci troviamo secondi a 5 punti dietro l'Inter a 7. Possiamo quindi andare subito alla partita contro la Juventus di campionato, che in questo momento si trova sesta. Ok ragazzi, ci schiereremo con la seguente formazione. Si fa un po' di turnover. So che non è il momento migliore per fare turnover contro la Juve, però è anche vero che abbiamo una partita fondamentale in chiave qualificazione in Champions, quindi un minimo di turnover dobbiamo farlo, quindi a centrocampo abbiamo Dodo e Minanna, e in attacco Espimassi con E, dietro il vichingo Hamsun. Rimane a riposare un po' Scamacca per la fondamentale partita col Tottenham, così come anche Botman. Quarta giornata di Serie A Parma-Juventus. Partita già interessante nonostante siamo solo a inizio campionato, perché la Juventus deve recuperare punti ma soprattutto posizioni, perché in realtà poi è solo a meno 3 da noi e a meno 5 dalla vetta. Vediamo che l'Inter si trova in ultima posizione a un punto insieme alla Fiorentina, sicuramente classifica non veritiera rispetto a una squadra che in Champions sta andando molto bene. E allora ragazzi, si parte, mi scuso se avrò la voce un po' più bassa oggi, ma ho un mal di gola importante, spero non si noti troppo. Si parte ragazzi, partita sempre dal grande fascino questa contro la Juve. Dodo per Espimas, vede tra le linee, Hamsun chiude 1-2, c'è Espimas, il tiro alto, ma subito si rende pericoloso il Parma. Palla dentro per Iconè, attenzione perché c'è il vichingo Hamsun che aspetta rinforzi, c'è Espimas davanti alla porta, tiro alto, cosa sbagliata Espimas? Io ho puntato al primo palo e lui ha tirato alto e incrociare, senza alcun senso. Insomma una partita molto bloccata in cui i centrocampi stanno facendo benissimo filtro da entrambi i lati ed è difficile sfondare. Ora Iconè però ha un'occasione ottima, attenzione perché c'è Espimas che non riesce a concludere a porta totalmente vuota, quasi concluderà il primo tempo di questa sfida equilibratissima tra Parma e Juventus, che finora non vede nessuna delle due squadre prevalere sul piano del gioco. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Primo tempo che è stato veramente equilibratissimo. Triplo cambio per il Parma, entrano Koulibaly, Scamacca e Ruskin per provare a vincerla, per provare a spingere un po' di più, e lancia Molina sulla destra, attenzione perché c'è spazio per Molina che vede dentro Scamacca su De Ligt, Scamacca! Gianluca Scamacca, appena entrato, porta in vantaggio il Parma con un grandissimo gol, tenendo botta fisicamente su De Ligt, e poi scaricando con precisione il destro a fil di palo, e nulla può Szczęsny. Bellissimo gol del nostro bomber, soprattutto perché ha tenuto benissimo su De Ligt, che fisicamente è molto forte, e poi precisissimo col destro. E bravo anche Molina, che comunque si è inserito in quello spazio lasciato dal centrocampo della Juve, forse il primo dall'inizio della partita, e ha offerto una bellissima palla in profondità, ma è molto veloce il Quadrado, e allora si ritorna da Scamacca, palla dentro per Ricci, attenzione a Ricci, Espimas non riesce a ribadire in rete dopo la parata rivedibile di Szczęsny, anticipato da De Ligt questa volta, poi Espimas con decisione, Scamacca ancora davanti alla porta, Scamacca stavolta non riesce ad essere preciso sotto porta, ma c'è ancora possibilità per Iconè, la parata ancora di Szczęsny che tiene viva la Juve in questa fase, prova a proporre gioco, Bernardeschi tra le linee, attenzione perché c'è una palla
Bellissima per Federico Chiesa che decide di tirare in maniera maldestra. Ivarov stoppa tutto e adesso si potrebbe concludere la partita. Sarebbe una vittoria importantissima per il Parma. Vediamo se finisce qua. Finisce qua. 1-0 Parma in casa al Tardini contro la Juventus. Partita equilibratissima, sbloccata dal nostro bomber, ma comunque un grandissimo lavoro difensivo e a centrocampo per limitare i talenti, i fenomeni della Juve. Ok ragazzi, possiamo andare alla seconda partita, ovvero la partita in casa contro il Tottenham del girone, del primo girone di Champions, cercando di fare del nostro meglio. Che bella la seconda maglietta del Tottenham, peccato che ci confonderebbe. Ok ragazzi, siamo in pratica obbligati a giocare con questa formazione, nonostante il turnover i giocatori sono ancora molto stanchi perché poi sono dovuti subentrare per forza di cose per cambiare la partita. Quindi mancherà di nuovo Koulibaly, Scamacca gioca anche se è abbastanza stanco. Stessa cosa Dragusin che starà in panchina perché non è in condizione. E speriamo insomma che possiamo avere una partita un po' tranquilla per poter poi cambiare i più stanchi nel secondo tempo. Quarta giornata di questa prima fase a gironi di Champions League. Parma che affronta il Tottenham che si trova terzo a 4 punti, a meno 1 dal Parma secondo. L'Inter affronterà la Sampdoria che si trova a 0 punti e quindi potrà effettivamente allungare in classifica in prima posizione, anche se sarebbe molto interessante cercare di limitare la fuga dell'Inter poi nello scontro diretto, ma intanto dobbiamo partire da questa sfida fondamentale. Si parte ragazzi. All'andata non è stata semplice, nonostante abbiamo avuto un rigore a nostro favore che abbiamo sbagliato, siamo riusciti a collezionare un importantissimo pareggio a Londra. Attenzione ai Melez, Ricci vede dentro Scamacca! Subito Gianluca Scamacca a trovare il gol dell'1-0 per il Parma. Grande palla centrale, l'imbucata di Samuele Ricci. E Gianluca Scamacca non si fa attendere, destro, preciso all'incrocio. Che bel gol ragazzi, che bel gol. Subito siamo riusciti a penetrare nella difesa del Tottenham. I Melez al limite dell'area per Ricci, palla di prima perfetta per Scamacca, tiro imprendibile. Abbiamo preso un attaccante fenomenale ragazzi, non smetterò mai di ripeterlo. Capocannoniere nella scorsa stagione della Serie A, è vero che ci è costato tantissimo, probabilmente con gli stessi soldi avremmo preso un giocatore come Vlahovic o come Osimhen. Però insomma lui è pure italiano, quindi tanto meglio. E Espimas davanti alla porta, non era fuori gioco. Ora Dodo chiude benissimo con l'aiuto di Ricci e finisce qua il primo tempo di questa sfida fondamentale per la qualificazione alla seconda fase a gironi di Champions. 1-0 per il Parma. Si riparte dall'1-0 per il Parma, sperando che il secondo tempo si riesca a tenere il vantaggio maturato nel primo. In un primo tempo comunque molto equilibrato. Punta Ruskin, ma ne ha 4 addosso, è ingabbiato. Vediamo se con la sua qualità riesce comunque ad andarsene. Ce la fa, può mettere palla dentro. Botman lo chiude bene, ma sarà calcio d'angolo. Lucas Moura è veramente velocissimo, è molto forte in dribbling. Attenzione alla palla dentro, il gol. Il gol del Tottenham. Con Son, proprio lui che avevamo osannato nel primo tempo. C'è stato il buco difensivo da parte di Ruskin in un momento in cui il nostro centrale Botman era fuori perché era andato a chiudere. E Ruskin chiaramente non è Botman in termini di centimetri e siamo stati per questo puniti. Un peccato prendere gol così. Un peccato perché Il modo in cui stavamo difendendo era quello giusto, semplicemente ci serviva o più tempo oppure avere un giocatore più alto. In quel momento il gol di Kane, il gol incredibile dell'uragano Kane.
e nel giro di 5 minuti la ribalta il Tottenham. Kane ha fatto un gol incredibile, incredibile ragazzi. Lucas Moura ha svettato sui Melez e questi sono degli scontri aerei che non si possono assolutamente perdere contro Lucas Moura di testa, anzi forse l'ha presa addirittura lo stesso Melez. E poi Harry Kane di prima, palo, gol imprendibile per il drago Ivarov. Peccato ragazzi, peccato perché finora potevamo tranquillamente essere ancora in vantaggio. Boucher che non va in profondità, mannaggia lui, è stanchissimo Flebbo, non riesce più ad allungare, non riesce a correre. Vediamo se riesce a fare un'ultima azione prima di uscire. Palla dentro, Espimas! Espimas! Che è sempre nel posto giusto al momento giusto. E allora 2-2. Grande allungo di Flebbo Boucher, che per quanto abbia come sempre problemi a sfiatare peggio di un scaldabagno o di un termosifone, comunque cerca sempre di dare il suo apporto. E anche senza alcuna resistenza fisica e con carenza di sali minerali è riuscito a mettere dentro questa palla perfetta per Espimas, che insacca il gol del pareggio. Adesso esce quasi in barella Flebbo Boucher per far posto a Ikoné, ed entra anche Koulibaly per cercare di avere un po' più di dinamismo a centrocampo. Dentro anche il vichingo Hamsun per questo finale di partita. Ora Koulibaly, attenzione, c'è Hamsun. Scamacca prova sulla destra ad andarsene, ha bisogno però di aiuto. E allora deve rientrare. Palla dentro per Hamsun! Hamsun! Incredibile, il vichingo! Non ci tradisce mai il vichingo Hamsun. All'ultima palla buona, appena entrato, dopo soli 2 minuti. Il colpo di testa vincente, il dialogo con Scamacca, e allora sì che possono giocare insieme. Che gol del vichingo Hamsun. Ragazzi, cioè, ci speravo con tutto il cuore, ma mai mi sarei aspettato che succedesse realmente. Che bello, sempre lui, il vichingo. Attenzione, dobbiamo tenere, siamo ai minuti di recupero. Fischia arbitro, fischia. Fischia l'arbitro e allora finisce 3-2 per il Parma, vittoria importantissima col gol del vichingo al 90esimo. Che bello vincere così. Che bello vincere così. Allora ragazzi, quello che è successo è abbastanza dell'incredibile, sia il modo in cui abbiamo vinto grazie al gol del nostro vichingo Hamsun, e sia il fatto che l'Inter è andata a perdere con la Samp, come potete vedere. Quindi noi siamo andati al primo posto a 8 punti, l'Inter rimane a 7, la Samp conquista i suoi primi 3 punti, il Tottenham rimane a 4. Direi che noi siamo, mancano 2 giornate, quindi non siamo matematicamente qualificati, però insomma poco ci manca. Allora ragazzi, andiamo a vedere quest'ultima partita di campionato contro la Fiorentina, che dovrebbe essere a questo punto ultima in classifica, se avevamo visto bene l'altra volta. Ok ragazzi, oggi rischiamo grosso, dobbiamo fare turnover e non possiamo che farlo contro l'ultima in classifica, anche se è un rischio. Quindi centrocampo con Dodo, Yuga e Melez, attacco con il vichingo al posto di Scamacca, affiancato da Espimas, Ikoné, anche Ceju gioca al posto di Dragusin e Ruskin sta in panchina, va Molina a sinistra e Valeni a destra. È un momento in cui abbiamo tante partite ravvicinate perché abbiamo questo doppio girone di Champions da affrontare, e quindi questa fase eliminatoria si gioca ogni settimana, quindi è normale che abbiamo tutti i giocatori stanchissimi, ma noi faremo del nostro meglio come sempre. Si gioca sotto la pioggia questa quinta giornata di Serie A Parma-Fiorentina. Vediamo allora dov'è la Fiorentina, se veramente si trova in questo momento in ultima posizione ancora, oppure se è riuscita a risalire. Ha fatto un pareggio nell'ultima partita, quindi comunque è rimasta sul fondo della classifica a pari punti col Sassuolo. Noi siamo ancora a meno 2 dalla capolista, quindi rimaniamo lì in scia cercando e aspettando un passo falso per insinuarci al primo posto di questa Serie A, il che sarebbe veramente incredibile.
Si parte allora, ragazzi. Abbiamo davanti la Fiorentina. Ogni partita ha le sue difficoltà. Yuga anticipa bene. Intercetta palla. Attenzione perché c'è Espimas che si è proposto bene. Espimas il tiro. Para Drongoski. Ottimo destro a incrociare di Espimas da posizione comunque defilata. La palla che è schizzata con la pioggia, ma attentissimo Drongoski. Palla alta per Torreira, non una buona idea. Attenzione allora all'1-2, Espimas che si presenta di nuovo davanti alla porta. Ancora una volta viene mezzo falciato Espimas. Vince due rimpalli, anche se aveva subito un fallo nettissimo che l'arbitro non aveva sanzionato. E allora può appoggiare indisturbato a porta vuota. Espimas in queste ultime giornate sta facendo tanto la differenza e non può solo che farci piacere. Qua c'era stato il fallo di Biraghi da ultimo uomo, rimane in piedi Espimas, correttissimo, e poi porta via la palla due volte dalle mani di Drongoski. Vediamo qui la prima volta, Drongoski a vuoto, e qui la seconda, ancora a vuoto Drongoski, insomma. Non è stato proprio irreprensibile il portiere Viola. E allora 1-0 Parma al 16° minuto. Vantaggio da tenere. Hamsun chiede l'1-2 a Ikoné. Palla di nuovo per Hamsun. Davanti alla porta. Hamsun si deve allargare purtroppo. C'è Espimas. Palla lunga per i Meretz. Troppo lenta. Ancora Yuga a vuoto. Attenzione. Ancora in penetrazione centrale la Fiorentina. La palla dentro per Castrovilli. Esce un po' in ritardo Ivarov, che se la cava in qualche modo. Adesso forse fischierà la fine di questo primo tempo. Arriva qui il fischio arbitrale. E allora si va a riposo sul risultato di 1-0 per il Parma. Partita molto equilibrata, in cui il Parma ha dimostrato di essere abbastanza superiore, però è tutto ancora in bilico. Si riparte dall'1-0 per il Parma in questa partita importante per restare sulla scia della capolista. Castrovilli recupera palla, siamo al 61° minuto, il Parma sembra un po' stanco. Prova a metterla dentro, Botman ancora a chiudere, palla dentro per Caleon, cross bellissimo della Fiorentina, sarà però rimessa dal fondo, tanti cambi per il Parma. Attenzione alla palla dentro per Piontek, il dribbling su Cesu, pericolosissimo. Piontek, palla dentro, la lisciano tutti. Il gol. Il gol della Fiorentina di Caleon, che ha tirato col sinistro di prima, spiazzando Ivarov, che è rimasto forse un po' troppo fermo. Ma grande disattenzione difensiva, prima di Cesu e poi di tutta la difesa, tutti fermi. Botman va a vuoto, Ruskin non copre. Minanda dorme. Brutto gol questo. Questo è un bruttissimo gol da prendere adesso. E allora per l'assalto finale serve dentro Scamacca, anche se volevo farlo riposare. Adesso va proprio Molina dalla bandierina. Vediamo se entra bene Scamacca. Sul primo palo Scamacca! Incrocio dei pali. Clamorosa occasione. Adesso Molina ancora dentro. Esce bene Drongoski. Ancora Ricci per Scamacca. Castolo la restituisce Gianluca Scamacca. Vediamo se si può involare Gianluca Scamacca. Scamacca il tiro alto. Che occasione ha avuto Gianluca Scamacca all'ultimo minuto. Tirato troppo forte invece che angolarla e piazzarla. È una partita un po' maledetta. E niente, finisce qua. Che delusione. 1-1 contro questa Fiorentina in grandissima difficoltà, è un risultato che non ci voleva. Però non possiamo nemmeno pensare di fare fino alla fine punteggio pieno, quindi insomma può capitare. Però pareggiarla così fa male. Ragazzi, peccato per quest'ultima partita perché per il resto eravamo andati molto bene. Allora, andiamo a vedere quella che è la classifica. Perdiamo una posizione, quindi sul Milan, quindi anche il Milan ha perso, che era 12 punti. Mentre invece il Napoli vincendo è andato primo in classifica. Peccato, perché il Milan l'avremmo potuto superare ed essere primi anche noi. Purtroppo è andata così, ragazzi. Quindi siamo terzi in questo momento. Nel prossimo episodio andremo a vedere le partite contro l'Inter in Coppa, fuori casa, quindi a Milano,
l'Inter in campionato, quindi due partite consecutive contro l'Inter, e poi l'ultima di Coppa, l'ultima del girone contro la Sampdoria, quindi due partite fondamentali in Coppa e una partita importante in campionato, comunque contro un Inter in difficoltà. Ragazzi, io come sempre invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate di questa, di queste altre tre partite che abbiamo affrontato in questo episodio, di come stiamo andando sia in campionato che in Champions. Vi chiedo come sempre di lasciare un like e iscrivervi al canale se vi sta piacendo la serie e se la state seguendo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!